È importante perché abbiamo imparato in questo anno disastroso che la popolazione, quella più fragile, quella caratterizzata da malattie croniche come l'ipertensione, come il diabete, come l'obesità, le malattie cardiovascolari, sono state le popolazioni più colpite da questo maledetto nemico invisibile. E quindi è chiaro che dobbiamo cercare di diffondere in questa popolazione la vaccinazione. Noi figli, noi nipoti, dobbiamo diventare a questo punto staffetta per i nostri cari e quindi, come loro ci hanno portato a vaccinarci quando eravamo molto giovani per il tetano, per la poliomielite, per le altre malattie che sono poi state sconfitte dalla vaccinazione, noi a questo punto lo dobbiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni e dobbiamo cercare di convincerli sempre di più che questo è l'unico mezzo per tornare alla loro vita di tutti i giorni, quella per poter riabbracciare i loro figli, ma soprattutto poter riabbracciare i loro nipoti.